questa sera, questo giorno. Dunque, io sono un presidente di un'associazione che si chiama Cittadinanza Attiva, che ha promosso questo progetto. Questo è un progetto che si chiama Bulloni Svitati e è un progetto che è stato finanziato dal Ministero della Gioventù ed è articolato in tre regioni: Veneto, la Campania e il Lazio. Noi abbiamo cercato di proporre una valutazione, una visione di questo tema, non tanto dal punto di vista del bullo, cioè degli interventi a supporto e a riduzione dell'effetto negativo che può avere questo soggetto, quanto diciamo così, analizzando quello che è l'aspetto del gruppo che subisce l'azione del bullo e del bullismo in generale. E abbiamo proprio per questo pensato a uno strumento particolare che è proprio il teatro, che a nostro avviso si adatta in maniera particolare per stimolare la fantasia e per creare un percorso di crescita e di valutazione critica anche da parte dei ragazzi che vedo qui, proprio per eliminare per quanto possibile questo fenomeno molto antipatico e molto spiacevole. Diceva Renzo, si è pensato al teatro, perché? Perché il teatro riesce ad andare in profondità nell'animo umano. Noi quando vediamo uno spettacolo che ci è piaciuto, lo ricordiamo per molti anni, anzi lo spettacolo a volte ci apre pensieri, idee, ci fa guardare avanti. Vogliamo che questo resti a noi, non solo il fatto di fare lo spettacolo, ma i motivi che hanno portato a fare lo spettacolo, e che restino non solo nei vostri pensieri, nel vostro cuore, nella vostra anima, nelle vostre emozioni, perché questo fa il teatro, dà emozioni che non si dimenticano. Ecco perché lo strumento speriamo possa essere utile per debellare, la nostra speranza è che si riesca a debellare questo che chiamano fenomeno, per un momento veramente estremamente triste per chi subisce e anche per chi fa il bullo, perché significa che ha delle debolezze così forti che nasconde in quel modo. Quindi cerchiamo di far capire che è così bello poter stare tutti insieme a divertirci anche a fare teatro e fuori, ed evitarci sempre in modo da crescere nel modo migliore. Buon divertimento e benvenuti a tutti i genitori e agli altri ragazzi che saranno qui. Thank you.
Esatto. Atti di bullismo e la violenza continua a dilagare sempre più tra i banchi di scuola.
Ma vediamo il tuo servizio. La nostra inviata si trova all'uscita della scuola media Zanellato di Monselice. Giara, a te la linea. Sì, salve, mi trovo qui all'uscita della scuola media Zanellato, dove è appena suonata la campanella di fine lezioni. La mia domanda sarà, cosa ne pensi del bullismo? Ciao, posso chiederti una cosa? Cosa ne pensi del bullismo? Per me il bullismo è una violenza, sia fisica sia verbale. A me non interessa. Vuoi lasciare un messaggio a un bullo? Che ti hanno fatto che ti comporti così? Grazie. Ciao, posso chiederti una cosa? Cosa ne pensi del bullismo? Il bullismo è una forma di violenza rivolta a una persona più fragile. Vuoi lasciare un messaggio a un bullo? Smettere di comportarti così perché prima o poi ti scopriranno e per te sarà la fine. Grazie. Ciao, posso chiedervi una cosa? Cosa ne pensate del bullismo? È una vera e propria violenza. È grave che un ragazzo deve aver paura di un altro che si vede più forte di lui. Volete lasciare un messaggio a un bullo? No. A una vittima, fatti aiutare da una vittima. Grazie. Ciao, posso chiederti una cosa? Cosa ne pensi del bullismo? Tutta roba. Vuoi lasciare un messaggio a un bullo? Sebbene. Grazie. Ciao, posso chiederti una cosa? Cosa ne pensi del bullismo? È un'azione violenta che più grandi compiono verso più piccoli. Vuoi lasciare un messaggio a un bullo? Perché lo fai? Grazie. Questo è tutto della scuola media Zanellato. A te la linea, Sofia. Eccoci ritornati in studio. Il bullismo è davvero fatto così preoccupante come si dice? Sì, lo è. E purtroppo molti ragazzi non ne parlano con nessuno. E la violenza continua. Ma vediamo il servizio. Sofia, a te la linea. Thank you.
sì. Ma cosa ti è successo? Stamattina stavo entrando da scuola quando sono stato fermato dal solito gruppetto, Mattia e tutti gli altri. Prima mi hanno preso lo zainetto e mi hanno lanciato, poi la cravatta, gli occhialini e infine il telefonino che mi avevano appena regalato. Ma è terribile, ma chi c'era? Mattia, Riccardo e poi c'erano anche Giulia e Lucia. Cosa possiamo fare? Consiste nel prendere in giro, offendere, esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro o beni di altro tipo. Thank you.
scuola Giacomo Zanellato per parlare del cyberbullismo, dove si sono registrati molti fatti. Sono qui insieme al preside della scuola per parlare di questo bullismo. Buongiorno, preside. Buongiorno. Come si sono svolti i fatti? Dei bulli tramite social network offendevano delle vittime innocenti. Dove si sono svolti i fatti? All'interno della scuola il pomeriggio, nell'aula di informatica. Come siete riusciti a scoprire questi atti di bullismo? Grazie alle telecamere imposte intorno alla scuola e alle vittime che hanno confessato di essere offese da questi bulli. Ora i responsabili di questo cyberbullismo dove sono? In sospensione per 3 giorni. Grazie preside per questa importante intervista. Arrivederci. Arrivederci. Ma ora vediamo come si sono svolte le scene all'interno della scuola grazie alle telecamere poste nell'istituto. Federica e Giovanni sono a scuola, davanti al computer, ma di certo non sembrano avere buone intenzioni. Guarda Giovanni, stai leggendo sei in linea. Dai Fede, li copiamo degli insulti. Sì, dai, scrivo io così. Guarda Sede, ci è arrivato un messaggio. Dai, leggiamo, gli ultimi saranno i bimbi, voi siete di bambini e galline da portare e delle cittadine. Nascondami. Perché può essere stato? Io gli rispondo. No, lascia stare, altrimenti non ci muore più. Ragazzi, che succede? C'è la fede soltanto con un messaggio, più credo che siamo nelle settimane di nascosti. Uscite subito da rete, non dovete preoccuparvi, sono solo capitani detto senza ragione. Tu pensi da tu? Ma certo, a tu. Oh no, sono senza rete. Beh, voglio il numero di telefono. Avete paura, noi vi vediamo, ci faremo vestire di essere cittadini. Mi fai paura. Ma va, Fede, sono proprio. Metti qua, Sally. Sei lieta, sono molto fortunata ad avere una mamma che le sta così vicino. Ma se Sally e Giada non avessero detto niente per paura, ed è proprio su questo che giocano i bulli, la tua paura che ti congela le gambe e non ti può più muovere come se avessi una tigre davanti. Ed invece questi bulli sono solo ragazzi come te, come voi. Non abbiate paura. Siete abituati a vivere con i bulli, ma dentro di ognuno di noi c'è una tigre. Tiratela fuori e non lasciatevi abbattere. Ciò non significa diventare bulli, ma il bullismo si può fermare. Sempre restando sul tema del cyberbullismo, abbiamo scoperto la storia di una ragazza canadese di 15 anni, di nome Amanda Todd. Scopriamola. Ci sono tanti ragazzi che muoiono per causa del cyberbullismo. Una di queste è Amanda Todd. Amanda Todd, una ragazzina di 15 anni, si è uccisa in casa sua il 10 ottobre 2012. E tutto questo perché? È stata vittima di cyberbullismo tramite un social network. Tutto ha avuto inizio quando Amanda ha cominciato a postare video in internet per stringere nuove amicizie. All'inizio molti la definivano splendida, bella e perfetta. Tempo dopo, uno sconosciuto l'ha convinta a fotografarsi in topless e successivamente, un giorno alle 4 di mattina, la polizia è arrivata a casa sua per dirle che la sua foto era stata pubblicata su web. Amanda ha iniziato a soffrire di attacchi di panico, ansia e depressione. La sua famiglia si è trasferita in una nuova casa e lei ha cambiato scuola. Il bullo però continuava a perseguitarla. Amanda era oggetto di derisioni anche da parte dei compagni di classe e così la famiglia ha deciso di cambiare scuola una seconda volta. Senza però riuscire a godere in meglio la situazione. Dopo aver subito una vera e propria aggressione fisica, Amanda ha tentato per la prima volta il suicidio, ingerendo un flacone di candeggina.
di torture sui social network sono continuate senza tregua, mentre le condizioni mentali di Amanda andavano peggiorando sempre più. Anche nella nuova scuola, Amanda ha continuato a essere oggetto di scherno da parte dei compagni per i brutti voti. Dovuti a difficoltà di apprendimento e lunghi periodi trascorsi in ospedale per curare la depressione. La situazione era diventata davvero insostenibile e così Amanda ha deciso di porre fine alla sua vita, impiccandosi in casa sua. Prima però ha girato un video su YouTube in cui raccontava la sua triste storia con dei biglietti. Il video, purtroppo, ha fatto il giro del mondo soltanto dopo la sua morte. La sua fine è davvero ingiusta. Amanda non doveva morire così, solo per colpa di certa gente che si diverte a far soffrire. Purtroppo si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, che non riguarda soltanto Amanda, ma un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze che muoiono o si tolgono la vita per colpa di tutti. Per questo noi ragazzi della scuola media Giacomo Zanellato partecipiamo ad un progetto contro gli atti di bullismo e le azioni di prepotenti che sempre più spesso feriscono i sentimenti di persone indifese. Thank you.
Al contrario degli altri alunni, le sue ore di sonno preferite si collocano dall'inizio delle lezioni all'intervallo e dalla ripresa delle lezioni alla campanella di fine scuola. Molto attiva invece nella ricreazione, quando lo si può vedere far mostrare la sua presa per farsi notare degli esemplari femminili. Thank you.
ma per remore tutti neri, i grandi nemici, come conoscere i pezzi conflitti, vi aspetto, vada a Barbara! Niente di serio sul bullismo? Sì, sono le solite cose fritte e rifritte. Per favore, potevate chiamare noi ragazzi a parlare di bullismo, no? Parlare a Bandera!
faceva aver deluso il professore, gli era simpatico, ma cosa avrebbe potuto dire? Al termine delle lezioni, il professor Secchi, tecnica, fermò Marco nel corridoio. Marco, aspetta, Larry non mi ha mostrato qualcosa che ha trovato nel corridoio. Un disegno è ridotto piuttosto male, ma buono prima di essere illuminato, era tuo? A quel punto Marco non ce la fece più, si scopre di tutti quei mesi di sofferenza. Professore, era sconcertato. Io rassicurò che se ne sarebbe occupato lui, avrebbe parlato così tra dei suoi ragazzi e tutto sarebbe andato a posto. Purtroppo Diego aveva visto Marco parlare con il professore e lo disse agli altri membri del gruppo. Ognuno è responsabile di quello che fa. Le persone coinvolte saranno sospese per una
ricordi le mie serve, non è dubito. Sì, ok, forse un po' matto, ma un entusiasmo travolgente. Le sue lezioni fanno sembrare bello anche lo studio, ma il luogo in cui Corrado si sente in assoluto più felice è sulla pista d'atletica. All'inizio è stata dura, tutti erano più bravi di lui, ma poi ha capito che correre gli piaceva veramente. Correre sempre più forte, correre sempre meglio per superare i propri limiti. Mi ricorda un libro che ho letto, Il gabbiano Jonathan Livingston. Parla di un gabbiano che vuole imparare a volare, ma non per il cibo, per la gioia di volare. E come si fa? Basta liberarsi dalla noia, dalla rabbia e dalla paura. Sì, sembra facile. Sei tu che scegli chi vuoi essere, solo quando lo saprai potrai volare. La scuola sta per tutti, che sono passati quasi a tutti, ma per i versi. Thank you.